And there's some things I'd like to say. They'll never come out in any way. Don't forget, things change when you're older. Wish I was younger when I kissed your lips. How did it ever even come to this? All this time, you were my rest of the heart. And I'm beginning to think that I need to numb what's going on, where I came from. Wish I was younger when I kissed your lips. How did it ever even come to this? All this time, now I'm getting older. Can you make me stronger? Si gioca a Napoli, città straordinaria dove la passione per il calcio non conosce davvero eguali. Immagini che non hanno bisogno di ulteriori commenti. Un saluto da Piero Gipardo e benvenuti, come ormai da consuetudine, con me Stefano Nava. Sui volti dei giocatori evidente l'emozione per il debutto, anche la tensione, vogliono cominciare alla grande l'avventura in questa competizione. Si sfidano Napoli e Sampdoria. Stagione che si preannuncia tutta da seguire, protagoniste le due squadre. Alla loro prima esperienza a caccia dei tre punti, oggi nel loro debutto, tante le sfide a distanza che promettono di regalarci match ricchi di gol e grandi emozioni da qui alla fine. Può portarsi in vantaggio, incredibile, traversa, non è finita. Risultato che non cambia, Legni protagonisti su questa conclusione. Prova a giocare sulle fasce. Buona qui la lettura del difensore. Hanno enormi qualità in attacco, in particolare questi due giocatori sono chiamati a recitare un ruolo da protagonisti. Vedremo chi dei due risulterà più decisivo. Sampdoria che attacca. Occhio ad Hazard sul primo palo. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. Harry Kane. Da profondo Kane. Azione che sfuma. Non buona la gestione di Kane qui. Zielinski. Difesa alta e ricerca quasi ossessiva da parte dei padroni di casa della trappola dell'offside. Non vogliono farsi schiacciare troppo nella loro area. Esce e recupera il pallone. Laporte. Cross. Servito Lozano. Zielinski. Spazio per Toni Kroos. Non riescono a tenerla. Legge bene la traiettoria qui. Insigne. Occhio a Kroos. Grande intervento del difensore. Un tiro davvero inguardabile questo.
Palla girata sulla fascia. Juri. Sané. C'è spazio per andare. Occhio al tocco verso Hazard. Recuperano bene il pallone, situazione che era interessante. Kane. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Lozano. Può metterla in area. Può controllare palla comodamente. Ecco Hazard. C'è spazio davanti. Sané. Occasione. Murato dal difensore. Occasione per passare in vantaggio. Tutto fermo. Tutto fermo. C'è fuori gioco. Zielinski. La gira su cross. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Zielinski. Iago Aspas. Buona qui la lettura del difensore. Hazard si fa portare via palla. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Attenzione, pericolo! Palla che termina largamente sul fondo. Kane. Perde palla Kane. Difficile giocare col pubblico di casa che ti fischia ogni volta che tocchi il pallone. Può metterla da lì. Non trattiene, attenzione. Grande intervento, sventa il pericolo. Rafinha. Li porta via bene il pallone. Paulinho. Hazard. Un'entrata decisa e efficace. Iago Aspas. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. La grafica, eccola, sul possesso palla. Percentuali molto vicine, eh? Entrambe le squadre faticano a imporsi. Probabilmente hanno paura di scoprirsi troppo, così però è difficile che il risultato si sblocchi. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. C'è la touche rimessa per la Samp. La perde Sané. Palla regalata dal Napoli agli avversari. Ecco Hazard. Si libera bene, occhio perché è solo. Hazard! Sicuro l'intervento del portiere. Lorenzo Insigne. Iago Aspas. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Fabrizio Bustos. Non riescono a tenerla. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa laterale. Occhio ad Hazard che avanza. Arbitro che assegna il calcio di punizione.
Legge bene questa situazione cross. Allen. Occhio a Sané. Rafinha. Occhio ad Hazard sul primo palo. Respinge di pugno. Errore nella circolazione azzurra. Rafa. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Hazard si fa portare via palla. C'è pressione su cross. Fermato cross qui. Occhio al pallone filtrante. E si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 45. Hanno sprecato davvero molto in questa prima frazione. Hanno avuto il controllo del gioco. Non sono... Samp che può giocare il primo pallone di questa ripresa. Squadre che hanno avuto a disposizione l'intervallo per riordinare le idee. Paulinho. Perdono qui il possesso di palla. Lozano. Palla regalata dal Napoli agli avversari. Rafa potrebbe crossare. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Occhio al corner di Hazard e il portiere dice di no. Rafinha riceve Hazard. Palla messa bene in area, ma fuori dalla portata di tutti. Bravo a mettersi sulla traiettoria e a fermare l'azione. Stefano, come hai visto Sané in questo primo tempo? Non ha segnato, ma ci è andato vicino. Solo i legni della porta hanno impedito alla sua squadra di chiudere il... Lo supera benissimo. Non riesce a bloccare, attenzione. La mette in mezzo con questo pallone. Courtois spinge, ma non è finita. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Lo difende dall'attacco dell'avversario. Kane. Intervento fondamentale in area di rigore. Occhio qui all'azione del Napoli. Può metterla in mezzo. Ci pensa lui a spazzare via. Insigne. Portiere che allontana senza problemi. Ci stiamo divertendo, no Pier? Merito delle due squadre che si stanno sfidando a viso aperto nel tentativo di segnare un gol in più. Portare a casa la vittoria, bene. Rafa. Occhio al cross. Allontanano il pericolo. L'allenatore manda in campo forze fresche per cercare di vincere la partita. Un cambio tattico per provare a indirizzare il match dalla loro parte. Con il numero 9, Karim Benzema. Fabrizio Bustos. Palla girata sulla corsia.
Palla che finisce comoda tra le braccia del portiere. Errore nella circolazione azzurra. Si abbassa Hazard per ricevere il pallone. Intervento ruvido ma corretto. Palla nuovamente persa dal Napoli. Arretra Hazard per giocare il pallone. Sampdoria che prova a farsi minacciosa. Attenta qui la lettura del difensore. Cross. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Vi ricordiamo che in occasione palla regalata dal Napoli agli avversari. Lo stadio è stato prolungato. Recuperato il pallone di Hazard. Zielinski. Prova a salire lateralmente il Napoli. Poteva fare certamente meglio Kane, che perde un pallone banale. Gran palla in mezzo. Prova il pallonetto. Traversa. Palla ancora in gioco. Era un'occasione da non perdere questa. Tutto solo, uno contro uno col portiere, ma ha sbagliato. Davvero un brutto errore. Si starà mangiando le mani. Vantaggio solo sfiorato, determinante la deviazione dei Legni. Ha il pallone del possibile vantaggio. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Occhio a Claudio Hazard. 0-0 che sembrava addirittura reggere fino al 90esimo. Alla fine però i loro sforzi sono stati ripagati. Il risultato mi sembra giusto, vero Stefano? Assolutamente. È vero che nel calcio non sempre chi gioca meglio poi vince, ma hanno dimostrato di meritarsi questo vantaggio per quanto si è visto oggi. Iago Aspas. Lozano. Servito Gabriel Paulista. Il tecnico della squadra di casa prova anche col centrale di difesa per scardinare la difesa avversaria. Può fare la differenza, soprattutto sulle palle native. Occhio ad Hazard che avanza. Ecco Sané. Ottima lettura difensiva. Bel passaggio. Errore nella circolazione azzurra. Palla consegnata agli avversari. Cross. Prova ad attaccare sulla corsia. Napoli che regala di nuovo il possesso. Appassionante testa a testa che li vede costretti a inseguire seppure di poco per recuperare lo svantaggio. Finale tutto da vivere. Finale che si preannuncia incandescente. Un solo gol da recuperare per il Napoli e c'è tempo per pareggiarla. Occhio però, a non scoprirsi troppo, gli avversari possono approfittarne. Siamo nei minuti finali, partita ancora aperta, ogni errore. Può essere decisivo. L'allenatore non vuole cali di tensione e allora ecco questo cambio per tenere la squadra sulla corda. Partita che si è messa in discesa per loro, ma non devono abbassare la guardia. Vediamo cosa fa ora. Potrebbe crossare. La difesa spazza via il pallone. Zielinski. 600 secondi da giocare ancora. Occhio alla verticalizzazione. Può correre lungo la fascia. Se l'è bevuto. Attenzione, il pallone è lì. Passaggio di Hazard che viene fermato. Napoli che prova ancora a caccia del pareggio in questo finale. Portiere che blinda il risultato con questo intervento. Potrebbe essere la parata che dà la vittoria alla sua squadra. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno.
conclusione di testa da cancellare in fretta. Ma probabilmente... non l'ha colpita con la fronte piena, ne è uscita una traiettoria sbilenca qui. Cambio importante per controllare, gestire questo risultato. Palla regalata dal Napoli agli avversari. È in zona cross, si libera alla grande. Intercetta un pallone pericolosissimo. I tifosi napoletani provano a trascinare la loro squadra al gol che riaprirebbe il match. Atmosfera da brividi qui allo Stadium Olympic. Offside che ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Rafinha. Stato fermato dal difensore. Lozano. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Passaggio intercettato. 60 secondi da recuperare. Intervento decisivo. Occhio al calcio d'angolo, una delle ultime occasioni per pareggiare. Corner battuto in mezzo. Attento a qui il portiere che dice di no. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Scorrono i titoli di coda sul match. Esordio vincente per i campioni in carica. Siamo solo alla prima giornata, ma è già un segnale piuttosto preciso per le rivali. Le grandi squadre non si accontentano, vogliono puntare sempre più in alto. I campioni lo hanno dimostrato oggi con una prestazione che va al di là dei tre punti. Chiedo a Stefano Nava una valutazione su Benzema. Come l'hai visto oggi? Può essere soddisfatto per come ha giocato, ma soprattutto per aver dato un contributo fondamentale al successo della sua squadra, mettendo a segno la rete decisiva.